Buongiorno a tutti, cari amici del canale. Oggi mi trovo in questo luogo meraviglioso e voglio provare a vedere di effettuare qualche scatto fotografico al tramonto. Guardate dietro di me che cosa c'è. C'è un panorama spettacolare. Lì abbiamo una bellissima porzione di costa. Più a sinistra abbiamo questo meraviglioso paese di pescatori con le barche ormeggiate. Sono circa le ore 20 e fra poco inizierà il tramonto. In questo momento mi sono posizionato con la fotocamera in questa posizione, ho posizionato il cavalletto e voglio provare a ritrarre il paese. Vediamo che cosa riesco ad effettuare. Le impostazioni della fotocamera sono F13, un trentesimo di secondo e ISO 100. Per effettuare questo scatto ho utilizzato il temporizzatore in modo tale da avere la fotocamera assolutamente ferma e immobile sul cavalletto e l'ho lasciata scattare con l'autoscatto di 2 secondi. Questa sera il mare è particolarmente calmo e come vedete la baia è veramente piatta, veramente uno scenario incredibile. Qui c'è una barca che sta rientrando verso la baia e fra penso un'oretta al massimo inizierà la magia del tramonto. Guardate anche questa parte di costa, che bella. Abbiamo il sole esattamente di fronte a noi e dei turisti che passeggiano. In questo momento il sole è esattamente di fronte a me e per operare degli scatti fotografici in queste condizioni particolari di luce dobbiamo sicuramente utilizzare dei tempi leggermente più lunghi. Uso sempre ISO 100, che è il più basso in assoluto che la mia fotocamera mi consente di utilizzare per avere il minore rumore digitale possibile. Anche questo è uno spot fotografico di sicuro interesse. Guardate la costa come si apre con il sole che sta diventando sempre più basso. Bisogna stare molto attenti in queste condizioni di luce a non farsi ingannare dall'esposimetro, perché chiaramente la lettura non è particolarmente precisa, perché il sole tende a falsare un po' la registrazione del dato della fotocamera. Ora sto cercando di trovare uno spot fotografico leggermente differente per vedere di catturare qualche altra bella immagine. È chiaro che in questo momento le condizioni di luce durano poco e la condizione muta molto molto velocemente, per cui dobbiamo stare molto attenti a catturare l'attimo e soprattutto non perdere l'attimo. Guardate in questo momento quella parte di costiera che si vedeva prima bella illuminata dal sole, ora ormai è quasi in ombra. Purtroppo questa sera non ci sono delle velature nel cielo e nemmeno delle piccole nuvole, per cui abbiamo la sfera del sole molto forte che ci illumina e il cielo terso alle sue spalle. In questo momento ho posizionato la fotocamera in questo punto preciso in modo tale da avere questa parte di camminamento in cemento in primo piano, il secondo piano dove c'è il mare e nello sfondo il soggetto che di fatto sarà poi il soggetto principale della fotografia, che è il promontorio che si vede proprio in terzo piano. Guardate, più sulla destra abbiamo tutta questa catena collinare che segue la costa e non so se si riesce a vedere dal video, guardate le gradazioni di rosso che sono presenti all'interno di questo cielo meraviglioso. È tutto molto pastellato, i colori sono molto leggeri, tenui, piacevoli e il movimento dell'acqua in queste condizioni di luminosità si trasforma in tinte particolarmente fredde. Guardate, c'è il contrasto del cielo con le tinte calde e il colore dell'acqua con la tinta più fredda. Crea molto dinamismo all'immagine, nonostante sia tutto molto tranquillo e apparentemente piatto e silenzioso.
Ma eccoci davanti a un altro spot fotografico particolare. Voglio provare a ritrarre questa imbarcazione che sta riposando con il primo piano del marciapiede. Guardate, proviamo a fare uno scatto e vediamo quello che succede. Questa sera ho deciso di portare con me solo il 50 mm, una focale fissa che è molto interessante, un 1.4 della Nikon, che mi, diciamo, anche costringe a muovermi molto di più, perché è chiaro che con uno zoom diventa tutto più facile e più semplice, ma la focale fissa ti dà anche la possibilità di vedere quello che a volte gli occhi non vedono, e cioè costringerti a ricercare un'inquadratura, un soggetto, un qualcosa da rendere importante all'interno del frame e poi enfatizzarlo utilizzando i colori, i toni, le luci e le ombre tipiche del paesaggio. In lontananza il paesino di pescatori Peterciane, molto molto bello, con la baia. Al momento attuale la condizione del tramonto non è delle migliori. Se non riesco ad effettuare questa sera qualche scatto che mi convince, tornerò un'altra sera per provare la fortuna e vedere se sarò più fortunato. Ecco, qui abbiamo una luminosità particolare, vi faccio vedere, guardate. Qui adesso abbiamo il mare con questi bellissimi pontili, questo mare piatto, molto molto levigato, e sullo sfondo il tramonto, quello che resta del tramonto, con questi pini marittimi sulla destra che incorniciano un po' la scena. Ora mi fermo qui e provo a fare qualche fotografia. Questa ambientazione è a dir poco fantastica, veramente ci sono dei colori incredibili, ma quello che non riesco a raccontarvi, cari amici, è il profumo che si sente, profumo di macchia mediterranea, di pesce, di acqua, di salsedine. Guardate quel pontile, c'è una mamma con un bambino che si cimenta nella pesca. Voglio provare ad effettuare una fotografia che vada a racchiudere questa storia, cercando di isolare tutto il contesto che c'è attorno. Quindi inquadrerò il pontile, il ragazzo che pesca e il mare. Negli anni ho imparato che cogliere l'attimo, ma soprattutto isolare i soggetti e rendere la fotografia semplice, con pochi elementi, rende lo scatto decisamente molto più interessante. Il bello della fotografia è riuscire a raccontare una storia. Ecco che quando si intravede un soggetto principale è importante riuscire ad enfatizzarlo e a dargli il giusto valore. Guardate questi scogli in primo piano, che poi si aprono e danno vita a questo paesaggio meraviglioso. Veramente fantastico. In questo momento siamo nella piena ora blu, che è l'ora che segue il tramonto, che è uno degli orari migliori per effettuare gli scatti fotografici con condizioni di scarsa luminosità. Ma guardate questo meraviglioso luogo. Ho posizionato la fotocamera per andare a riprendere tutta questa costa con sullo sfondo i colori del tramonto e tutti questi bellissimi scogli in primo piano. Qui il mare è molto più agitato, si muove molto di più e chissà, potrei venire una delle prossime sere anche con un filtro in modo tale da provare a ricreare l'effetto seta dell'acqua. Guardate che spettacolo. Ora
in lontananza si apre la baia di Petrciane con il promontorio. Guardate, bellissimo. Cari amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale e mettete un like al video. Sul sito andreacostagallery.com trovate tutte le fotografie in alta definizione e su Instagram potete rimanere costantemente aggiornati sull'uscita di nuovi video. Per fortuna che ci sono queste lampadine, a proposito, che illuminano il sentiero, perché ormai il buio è totale. Avrei avuto qualche difficoltà nel rincasare, ma per fortuna che ci hanno pensato. Ciao a tutti, al prossimo video.